Benvenuto al mondo, gentile utente. Che cosa sta succedendo ai rapporti umani? Quante volte ci siamo fermati a riflettere sul deterioramento sociale dei rapporti fra individui? Tutto è sesso. Stiamo assistendo alla più grande e ambiziosa stereotipizzazione di genere mai attuata. Ci danno ruoli da interpretare e attraverso i mezzi di comunicazione ci insegnano precisamente come interpretare questi ruoli. In una società totalmente sessualizzata, dove le persone non si conoscono più perché troppo impegnate a interpretare il loro genere o il loro personaggio. Un inconsistente incontro fra eghi che silenziosamente discutono su come potrebbero essere più attraenti nei rispetti dell'interlocutore, anziché controllare il contenuto di ciò che viene detto. Perché il sesso è tutto. Ci hanno fatto credere che il sesso sia vettore di successo, conferma di potere sull'altro, meccanismo di autostima. Ci hanno fatto credere che ciò che pensano gli altri sia determinante sul nostro valore personale. Soldi e sesso sono continuamente associati in una competizione priva di dialogo. Hanno reso la vita una costosa e seducente divisa da indossare, un ruolo preimpostato da difendere, ai fini di sequestrare l'intimità della comunicazione fra adulti. Femmina e maschio hanno ruoli da interpretare, stereotipi da incarnare, ma non si rendono conto che questa divisione è frutto di ingegneraggio e il sesso è un'espletazione semplicemente biologica che non ha bisogno di maschere o spiegazioni. Nessuno mi insegnerà mai a fare la cacca. La sessualità non implica la personalità, i gusti o le idee di un individuo, ma è sacra e privata. È il segreto degli amanti, non un semplice biglietto da visita. Un magnifico mondo luccicante che appartiene a splendide donne e veri uomini, o a splendidi uomini e a vere donne, dove ognuno indossa con lustro il suo stesso ego dopo un minuzioso studio del personaggio. Hanno fatto in modo che la stessa natura diventasse motivo di dissonanza. Una natura dove il ruolo maschile è semplicemente quello di essere più bello, più colorato, quindi più sano agli occhi pratici della femmina. Ci fanno esistere al contrario. Televisioni, film, libri, giornali ci raccontano come dovremmo essere proponendo archetipi inumani da scimmiottare. Seppelliamo ancora una volta noi stessi in nome di una società in grado di farci giudicare perfino le nostre intuizioni più profonde. Ci insegnano a diventare vittime dell'apparenza, in preda ad una costante autocritica, riflessi nell'ego altrui come in una grande casa degli specchi. Le differenze fra uomo e donna non esistono. Non sarà un organo nascosto nelle mutande a farmi valutare il contenuto del mio interlocutore. Non mi interessa quanti soldi ha o quanto io possa essere seducente in quel momento. Conoscenza disinteressata, senza sguardi da copione o frasi già sentite. Senza stereotipi e senza età, iniziamo il viaggio alla scoperta della nostra e delle altre coscienze. Solleviamo l'etichetta dei saldi e leggiamo il reale valore di chi abbiamo di fronte. Facciamo in modo che i bambini restino bambini e che gli adulti espletino le loro funzioni corporali in separata sede, nell'intimità della propria vita. Non facciamoci insegnare da nessuno chi e cosa essere. Questa vita è un'occasione che non possiamo permetterci di sprecare, interpretando il copione di qualcun altro per accantonare il nostro. Ci fanno credere che la libertà sessuale sia l'ultima frontiera della libertà, ma è solo la pallida esasperazione di una delle poche scelte a nostra disposizione in questa vita. Viene pilotata in qualche modo la potenziale scelta del partner, cosa trovare seduttivo o meno, come comportarsi o cosa sia bene fare o pensare. Siamo in grado di passare molto tempo insieme, pur essendo perfetti sconosciuti, disimpegnati moralmente ed emotivamente da qualsiasi legame, timidamente estranei e socialmente realizzati. Perfino lo scriversi un messaggio o scambiarsi contatti è motivo di imbarazzo. Quella che potremmo chiamare tensione sessuale impedisce nel più dei casi un rilassato rapporto confidenziale, perché ci hanno insegnato che tutto è sesso fra esseri umani, che niente è pulito e tutto è passibile di giudizio. Chiediti onestamente chi sei, senza sesso, senza posizione economica, senza mestiere, senza nome, senza passato. Chi sei? Cosa ci fai qui? Siamo unici e irripetibili e come tale dobbiamo comportarci.